Anastasia, sto facendo una sorpresa a Vanessa e la mamma che sono su, e adesso vedete che sto mettendo l'ultima pallina. Ho già fatto l'albero di Natale tutta la sola, la mamma lo voleva fare con me. Guardate che bello. Mancano solo i cioccolatini, adesso li voglio appendere con la mamma. Ehi amici, come state? Siete contenti che da un po' è Natale? Sono contentissima, da un po' arriva Natale, apro tutti i regalini. Però adesso andiamo a vedere la mamma cosa fa. Venite con me. Ah, ciao Anastasia! Amore, hai ragione, ti avevo promesso che ti avrei fatto una sorpresa e che insieme avremmo fatto una cosa bellissima. Però Ani, dammi ancora soltanto un minuto che sistemo le camere e arrivo subito da te, va bene? Amore, un secondo! Cosa c'è? Perché tutta questa fretta? Va bene, andiamo! Mamma, chiudi gli occhi! Va bene! Speriamo di non cadere dalle scale! Fermati, apri gli occhi! Anastasia! Hai fatto l'albero di Natale tutta da sola! Sì! Ma sei stata bravissima! Anastasia, sei stata veramente brava! Mi devi spiegare come hai fatto a fare l'albero di Natale da sola! Ho preso anche le scatole, ho preso i pezzi, ho messo dentro le scatole, poi ho messo tutto il bello, poi ho messo le palline, la sella e ho finito. Ma sei stata velocissima, secondo me ti ha aiutato lo spirito di Natale. Ma quanto sei contenta, tra poco è Natale bambini, manca veramente pochissimo. È vero, dice Babbo Natale. Eccola, mamma, ciao. C'è la sorpresa, guarda. Cosa? Cos'è? Ma i cioccolatini da appendere sull'albero! Sì, che belli! Sì, appendiamoli! Dai, metto prima Babbo Natale. Va bene, Babbo Natale non ha il gancetto per essere appeso, però si può tranquillamente appoggiare così. Eccolo adesso, qua, ciao! Non si può toccare più Babbo Natale, se no cade per terra e si rompe. Sì, infatti. Ma qui cosa abbiamo? Abbiamo tantissimi cioccolatini, alcuni hanno il gancetto per essere appesi, altri no. Lo metto qui aperto. Magari la carta si è un pochino rotta. Non importa, amore. Guarda, lo stesso colore dei tuoi pantaloni. Colore Grinch. Grinch. Speriamo che il Grinch quest'anno si comporti bene. Non faccia il monello. Me l'ha già detto. Appendiamo? Sei capace a fare il nodino, amore? Sì, lo so fare, però un po' ma. Proviamo. Fatto. Bravissima amore, wow, adesso li appendiamo tutti mamma. Senti Anastasia, ascoltami un secondo, guarda che tra poco dobbiamo andare a prendere Vanessa perché esce da scuola e le facciamo una sorpresa bellissima oggi, lei non si aspetta assolutamente di trovare l'albero di Natale. Bambini, ma voi siete contenti che arriva il Natale? È la festa più bella che ci sia per voi bambini, soprattutto perché ricevete tanti doni, tanto amore da parte dei vostri genitori e tanti regali. E poi mi raccomando bambini, ricordatevi di preparare il bicchiere di latte con i biscottini. Con la carota. E la carota per chi? Per la renna di Babbo Natale. Per la renna di Babbo Natale, poverina, perché altrimenti poi non ha più le forze per viaggiare e portare tutti i regalini che deve portare. Ma quanto siamo felici che arriva il Natale! Sì! Sapete perché io ho già fatto il compleanno, ho fatto 5 anni. È vero, sì. E stanno anche dondolando tanti denti. Sì, ad Anastasia stanno già dondolando 2 o 3 dentini, mamma mia. Adesso appendiamo questo Babbo Natale. Dai! Appendiamolo qui dove sono. Vediamo sulla campanella, così quando sarà mezzanotte la campanella suonerà e Babbo Natale ci porterà i regali. Ok, abbiamo messo i cioccolatini, guardate. Sì, abbiamo messo tutti adesso i cioccolatini sparsi un po' qua e là, guardate, quelli senza gancetto li abbiamo appoggiati. Uno è caduto lì.
Adesso accendiamo le lucine. Accendiamo le lucine. Proviamo ad accenderlo? Io lo faccio. Sei pronta? Dove sei? Io dopo. Ma dove vai? Guarda che ti riempi di neve. Guarda che quando esci da lì sei tutta piena di neve. Fallo fare a me. Anastasia. L'hai presa? Wow. Ti sei incastrata? No, non è incastrata. Ti sei incastrata. Adesso rimani lì tutto il Natale. Non è vero. Quando ti sei tutta piena di neve. Lo sapevo. Sì. Tutto a posto? Attacco le lucine? E attaccale. Anastasia non demorde e si è infilata dentro l'altra, l'albero e il divano, per attaccare le lucine, ma lei non ce la farà. Eccola lì. Siete pronti a vedere un'Anastasia vecchietta al suo rientro? Tutta piena di neve? Vediamo se ce la fai. Non sei a posto. Guardala, ha picchiato anche la testa. Quindi posso farlo io? Hai ancora finito? I tuoi capelli si sono impigliati nell'albero. Non la trovi? Hai trovato un cioccolatino però, benissimo. Adesso me lo mangio. Come immaginavo, alla fine l'attacco io. Cambiare l'intensità delle luci, vero Ani? Vuoi provare quello, farlo? Dai, ormai. Che bello il nostro. Vediamo un po'. Si cambia. Ecco, vedi? Guarda quante luci. Guarda qua sotto. Eccolo, vedi? Spegni la luce, Ani. Eccolo, che meraviglia. Uno, due, tre, giro, giro, tondo. Anastasia con tutta la neve sui capelli. Allora amore, ascoltami bene, dobbiamo andare a prendere Vanessa, è tardissimo, tra poco esce da scuola. Mi raccomando, non dirle niente. Certo. D'accordo? Certo. Ci vediamo tra poco con Vanessa. Ciao. Ma tornerò, non è finita qui, è solo l'inizio.